Non è stato tenero con Salvini, ha scritto: è un treno e non può andare come un monopattino, tiri fuori le palle. Sì, può darsi che l'abbia scritto perché lo penso, tutto sommato. Io non ho niente contro Salvini, anzi ho anche simpatia per lui, però diciamo che ultimamente non ho capito le sue mosse. Quali sono stati, secondo lei, gli errori più evidenti di Salvini nell'ultimo anno? Troppi mojito, qui andiamo al No, ma il papete. mojito, a me quelle cose, uno si beve tutti i mojiti che vuole, ma cosa c'entra? No, Uno... vabbè, però l'immagine di un ministro dell'interno che sta nella Ma spiaggia chi con se un ne mojito, è frega? tutto, Abbiamo visto anche Moro, vecchio Moro sulla spiaggia, no? Ma quindi... non circondato da cubiste, questo Sì, ma è... lo stesso, ma non ce la pigliamo perché con queste cose siamo veramente rimasti all'oratorio del 1952, insomma, una la ventata fa. citofonata famosa di Bologna è stato un Ma quella è una errore. cazzata, Una una cazzata. cazzata. Il problema è che la Lega ha fatto un errore grandissimo, cioè l'errore l'ha fatto Salvini, rimango dall'idea che la sua decisione di abbandonare il governo sia stata un'idiozia, a meno che non fosse sicuro che si potesse tornare a votare. Ma solo un illuso poteva pensare una cosa simile. Quindi Salvini se l'è presa in saccoccia e se lo tenga. Lei parla della Meloni come una fuoriclasse della politica, può diventare il leader della coalizione centrodestra? Io la stimo molto perché è partita da una formazione dell'1,3%, quindi da niente, come un Renzi qualsiasi, chiedo scusa per la battutaccia, e nel giro di pochi anni è riuscita ad arrivare a livelli importanti. Salvini in discesa, Meloni, che sta salendo, Berlusconi? Berlusconi credo che sia già un miracolo che sia vivo, e io sono contento che sia vivo. Da quando c'è il coronavirus, diciamo, un po' ovunque assistiamo al crollo dei sovranisti, no? Salvini compreso, appunto. Lei pensa che alla base di questo ci sia il fatto che poi alla fine l'Europa è importante, altro che uscire dall'euro e via dicendo? No, uscire dall'euro non sarebbe una cattiva idea, però sta di fatto che l'Europa c'è. Noi in Europa ci siamo, fin tanto che ci stiamo, dobbiamo attenerci alle regole dell'Europa. Non farlo significa essere imbecilli, e siccome gli imbecilli non mancano, vedo tanti tentativi di disubbidire all'Europa. Se vogliamo disubbidire del tutto, ne usciamo. Poi sono affari nostri. Quindi fischiano un po' le orecchie a Salvini in Ma non lo questo. so, io dico una cosa logica, non credo di dire delle cose strane. Anche i sovranisti continuano a rompere i coglioni, a dire qui e su e giù e poi rimangono lì.